Sedicesimi di Coppa di Lega, anche oggi sono state belle, belle partite. Qua c'è il nostro video commentatore, anzi eccezionalmente il video commentatore Piero Tarantino. Poi non dice, vabbè, non diciamo il perché oggi sei video commentatore. No, diciamolo, dai. E dillo, dai. Perché praticamente oggi, siccome io sono di buon umore, sono È magnanimo, ho detto, vero, facciamo. comunque. Comunque, a parte gli scherzi, Piero, dai, raccontaci queste belle partite che ci sono state oggi. Vai. Allora, oggi, sedicesimi di Coppa di Lega, come giustamente diceva il nostro carissimo Manuel. Della seconda parte, perché come sapete la scorsa settimana si sono giocate la prima tranche, diciamo, delle gare di questi sedicesimi. Oggi giornata calda, un vento di scirocco, parliamo di vento. Siamo aperti. Comunque, è giornata calda, già siamo in un clima primaverile. Gare ricche di gol. Sono state tre gare, quelle tra Maribor e Buda Boys. Finite i calci di rigore 6 a 6, i rigori passano i Maribor. Poi Special 5 Radio Fea Team 6 a 2 per i Radio Fea. Sorpresa perché Radio Fea batte una squadra di B. Appunto, i Special 5 per 6 a 2 vanno appunto agli ottavi. E poi gli Atomic invece 6 a 4 che superano gli Eagles. E queste tre gare, appunto, abbiamo detto vibranti, piene di gol. Partendo per esempio dalla prima, perché giustamente ora andando nel particolare, partendo subito appunto dalla prima partita, è stata quella tra Maribor e Bula Boys che è finita appunto per 6 a 6, e i calci di rigore sono passati i Maribor. Diciamo è stato un incontro in un certo senso scoppiettante, perché sia da una parte che dall'altra si sono viste tante azioni da gol, tanti gol, tante occasioni anche sbagliate, in cui nei Maribor ovviamente si sono messi in evidenza, diciamo, i soliti Giannone e Gullo, due giocatori dalle ottime caratteristiche offensive. Nonostante, diciamo, ci fosse l'assenza di Gianmarco Allegra, attaccante dei Maribor, giocatore che sta facendo molto bene in questo avvio di Serie C. Poi invece dalla parte dei Bula Boys c'è stata addirittura una cinquina piena da parte di Pizzuto, poi c'è stato anche il gol di Abbeggiani per chiudere un pochettino il tabellino. Da segnalare, diciamo, un autogol da parte dei giocatori dei Bula Boys, in particolare di Albeggiani, che 30 secondi prima ci aveva tentato, sempre con lo stesso movimento, cioè una scivolata, diciamo, a intercettare un pallone verso la propria porta. Al primo tentativo c'è stato Aiello che è stato pronto, al secondo tentativo Albeggiani è riuscito, diciamo, tra virgolette, nell'impresa, diciamo, di metterla dentro, alle spalle appunto del proprio portiere. Buona è stata la prova soprattutto di Gabriele Busè, che diciamo ha dato l'anima in campo, così come Civiletti ha giocato pure bene. Non è riuscito invece a giocare Gallo, che è convalescente ancora dal suo problema alla Non ha caviglia. voluto rischiare. Non ha voluto appunto rischiare, magari lo potremmo vedere in campionato in Serie B. Poi invece dalla parte opposta ha giocato, cioè, in maniera discreta, dando il suo massimo impegno anche Di Giovanni, eccezionalmente in campo con l'articolo 11, appunto con i ragazzi dei Maribor. Poi per chiudere il tabellino dei marcatori ci sono stati appunto due gol di Giannone, uno di Gullo, uno di Giovanni, uno di Corrado e poi l'autogol appunto di Albeggiani. Il risultato è finito sul 6 a 6, anche se bisogna dire che nel finale c'erano i Maribor che vincevano 6 a 4, due tiri liberi in favore dei Buda che hanno Insomma, praticamente. Pizzuto poi riesce Sì. comunque a rimandare i calci di rigore. Tra l'altro due tiri liberi in fotocopia, È quindi vero, sullo stessa. stesso palo, stesso angolo, stessa conclusione, palla dentro. Si è arrivati appunto ai calci di rigore, i Buda sono stati, diciamo, decisamente più precisi, cioè scusate, i Maribor sono stati appunto decisamente più precisi. Se non ricordo male, fatale è stato l'errore di Anello e di, vediamo se ti ricordi tu, c'è stato, vabbè, diciamo, è di un altro giocatore appunto che hanno.
che hanno condannato il Pula a questa eliminazione in Coppa di Lega. Altra partita Sciviletti sbagliato. ricca. Sì, Sciviletti che ha preso il ecco, palo. preso il palo. Sì, Mi sono ecco. ricordato, Sciviletti che ha preso il palo. Pure io. A posto, dicevo questo, altra partita molto combattuta è stata quella tra Atomic e Eagles. Gli Eagles hanno fatto una discreta figura nonostante diciamo avessero davanti gli Atomic che stanno andando abbastanza bene in Serie B, stanno puntando praticamente per la Serie A. E Atomic perché però non hanno diciamo convinto comunque deliziato, potevano fare qualcosina in più visto comunque un tasso tecnico diciamo superiore, però no, cioè, si sono limitati più che altro al minimo sforzo, hanno ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo. Tripletta di Siracusano, gol di Mocciolo, gol di Cucina e gol di Mirko Luparelli. C'è da ovviamente notare le prestazioni comunque positive da parte di Giovanni e Siracusano, che nonostante i tre gol però ha avuto delle altre occasioni per poter segnare, quindi poteva anche fare qualche altra cosa in più. Ha giocato molto bene anche di fazio in porta. Però c'è da sottolineare appunto diciamo a volte una scarsa concentrazione davanti la porta da parte dei ragazzi degli Atomic, cioè, con cui magari avrebbero potuto chiudere il risultato prima. Invece gli Eagles hanno fatto quello che hanno potuto, ha giocato in articolo 11 Pizzuto, Diciamo che comunque, gli Eagles che ha fatto pure si due gol. stanno abituando, a delle rimonte, perché oggi stavano facendo un'altra rimonta Sì, in stile come contro i Maribor in contro il campionato. Maribor in campionato, sì, e hanno giocato bene Cicerone e Giallombardo, tra l'altro entrambi andati a segno. Certo, le assenze degli Eagles erano, diciamo, notevoli perché mancavano vari giocatori, Inserì Emanuele. sì. In particolare Inzerillo, poi Alessandro Emanuele, Schifano. poi Schifano, quindi diciamo insomma squadra rimaneggiata, più di così effettivamente non potevano fare. L'ultima partita è quella tra Special 5 e Radio Free Team, partita che era iniziata diciamo abbastanza bene per i Radio Free, andati sul 2-0 anche se il primo tempo è stato un po' moscio diciamo. Poi ripresa che si è aperta praticamente con la rimonta da parte degli Special 5 che hanno subito segnato il 2-1 e il 2-2 con Aurea e Mazzola. Solo che poi c'è questo probabilmente qualcuno può far osservare per l'uscita di due pilastri del gruppo come Cagnotto e Caminiti, Cagnotto in difesa e Caminiti in attacco, quindi la squadra un attimino ha sofferto, però poi verso la fine, comunque diciamo nella seconda parte del secondo tempo, in azioni di contropiede i Radio Fea sono riusciti a trovare i gol, grazie tra l'altro a una bella doppietta da parte di Cristina, due gol a pallonetto, e poi sono arrivati diciamo i gol di addirittura Zappia e di Piazza. Zappia che Quindi ormai ogni tanto sì, ci arriva gol. sta avendo un feeling col Sì, un gol. po' sì, quel gollettino, sai, che È certo, un po' quella. strano a dirlo di Zappia. Sì, cioè, nel senso che insomma, magari Non ha segno, ha un insomma, altro ruolo, ecco. tutti a segno tranne Cagnotto. Sì, tutti a segno tranne Misuraca, E tranne, che ovviamente, il portiere deve importa. fare il portiere. Comunque, Radio Fea che conquistano meritatamente, una gara comunque convincente, a parte la prima parte del secondo tempo, conquistano diciamo meritatamente questi ottavi di Coppa di Lega. Per gli Special 5, peccato perché comunque potevano, certo, le assenze di Castelli e Scalici sono state importanti. Stagno ha potuto fare quello che ha fatto quello che poteva fare, giocatore comunque di grande movimento, iniziativa, fantasia, però sostanzialmente diciamo effettivamente gli special soffrono un po' con la condizione fisica che non è proprio. Cioè, vediamo un po' diversi ragazzi loro che sono un po' accippati. Anche lo stesso Mazzola, io me lo ricordo, era molto più magro. Si vede che gli special, diciamo, Non vorrei che magari. seguissero tutti il capitano Armetta, visto Sì, che. no, perché si vede che magari sarà lo stesso capitano che li porta a mangiare. Non so se a casa sua li porta a mangiare fuori, e quindi magari si intrippano tutti. No. Ora sarà curioso seguire anche Paolo Stagno,
che non lo vediamo, diciamo che alla fine è in forma, sta, cioè, è tenuto a stecchetto, chissà magari fra qualche mese come ce lo La ritroviamo. risposta arriverà sicuramente a fine campionato. Va bene, può Va bastare qui bene, oppure vuoi aggiungere qualcos'altro? nient'altro. Va Aspettiamo bene. le gare di domani. Domani si concluderanno i sedicesimi di Coppa di Lega, sperando di vedere altro spettacolo. Sì. Ringraziamo allora il nostro buon Piero Tarantino. Arrivederci alla prossima. Ciao ciao. Grazie, ciao.